Alcuni mesi or sono la città metropolitana di Torino ha fatto un vero e proprio un plan nell'assegnazione delle risorse messe a disposizione dal bando forestazione del Ministero dell'Ambiente nell'ambito del decreto clima. Tutti e cinque i progetti presentati dall'ente di Corso Inghilterra sono stati approvati in una graduatoria nazionale che ne ha visti accolti in tutto 34 per un ammontare di finanziamento di oltre 14 milioni di euro. Stiamo parlando della messa a dimora di oltre 70.000 nuovi alberi. Se ne è parlato nell'ambito del Salone del Libro, nello spazio istituzionale gestito dalla città metropolitana e dalla città di Torino. Questo successo nel bando forestazione ha creato un modello di cooperazione, di collaborazione, di concertazione tra città metropolitana e comuni, parchi, enti istituzionali che si occupano di ambiente e forestazione. Sì, siamo riusciti a mettere insieme circa 25 enti diversi, l'abbiamo fatto grazie all'esperienza maturata con il progetto regionale di Corona Verde che aveva già riunito 92 comuni dell'area torinese e quindi è stato più facile riuscire ad assemblare questo gruppo di enti che hanno partecipato collaborando con noi, che abbiamo di fatto realizzato tutti i progetti e realizzeremo anche tutti i lavori. Questo significa riqualificare aree boscate o addirittura creare aree boscate nelle aree protette e quindi maggiore fruibilità poi per i cittadini? Ma non solo, l'obiettivo è quello di creare delle nuove foreste e quindi realizzeremo delle nuove foreste su circa 85 ettari dei territori che in genere sono abbandonati o sono agricoli di proprietà dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche, sia all'interno delle aree protette come il Parco del Po e il Parco della Mandria, sia invece all'esterno ma lungo fiumi piuttosto che in altre aree che non sono state diversamente utilizzate. Per i parchi reali questo bando forestazione che opportunità offre? Come sarà possibile incrementare la copertura arborea del vostro territorio? I parchi reali sono collocati dove c'erano le vecchie riserve di caccia, le storiche riserve di caccia dei Savoia, quindi Parco La Mandria, Parco di Stupinigi, ex riserve di caccia e anche Vauda e altri territori. La fortuna è che La Mandria e Stupinigi sono state acquistate dalla Regione Piemonte per una buona parte di territorio. In Mandria in particolare abbiamo 1780 ettari, tutti di proprietà della Regione Piemonte, dove recentemente nel 95 si è aggiunto un nuovo territorio che si chiama ex area laghi, dove effettivamente è assolutamente necessario impiantare nuovi alberi, nuove possibilità di riforestare delle aree. Sono aree infatti in parte degradate, che sono state acquistate per essere rinaturalizzate, dove esistevano dei vecchi impianti di pioppi clonali che ormai sono assolutamente decadenti, che però non hanno permesso la crescita di nessun tipo di arbusto neanche, perché l'altro guaio del Parco La Mandria è che se non c'è una forte pressione dei cervi abbiamo poca rinnovazione, quindi faremo un intervento mirato salvando questi giovani alberelli, giovani piante, arbusti, proprio dall'essere brucati e impianteremo diversi ettari. Parliamo di almeno 10 ettari di nuovo bosco che sarà un polmone in più per Torino, che ha già un grosso polmone nel Parco La Mandria.